Il sistema bancario può sostenere lo sviluppo tramite la via che passa dalla necessità di riallineare l'aumento di redditività delle banche e la concessione del credito all'economia reale. È ciò che è emerso nel corso del convegno intitolato Sviluppo e sistema bancario, linee guida per un nuovo progresso, promosso dalla Banca Popolare di Sondrio in collaborazione con la società Vitale Zane & Co. Le popolari negli ultimi mesi hanno dovuto affrontare un percorso di formazione e oggi si può dire che si tratta di una scommessa vinta. Io direi senz'altro di sì, noi siamo arrivati buoni ultimi con questa trasformazione, ma come sempre quando ci sono i fondamentali poi si affrontano anche le sfide quasi impossibili, quelle impossibili no. E ci siamo presentati al mercato per quello che siamo. Ecco, questa è stata la scelta secondo me fondamentale, perché presentarci al mercato come una banca che nasce da un anno, perché ha una visione ormai capitalistica e non più cooperativistica, popolare, solidaristica, sarebbe stata secondo me la cosa più sbagliata. Abbiamo affrontato il mercato in questo modo, il mercato lo ha compreso. Perché? Perché il mercato alla fine chiede trasparenza, chiede chiarezza nei piani industriali, per cui se tu ti comporti in modo serio, chiaro, trasparente, come ho detto, acquisisci anche la fiducia. E la fiducia, c'è un termometro che la misura. In questo caso, quando abbiamo presentato il piano è stato accolto molto bene. Altri che avevano da tempo la forma giuridica di SPA sono stati, non dico bocciati, ma non accolti bene. Il fatto di essere stati ben accolti vuol dire che abbiamo meritato questa fiducia, che ci siamo conquistata nel tempo e che abbiamo ripagato, perché la fiducia, se la ottieni, devi poi anche dimostrare di saperla ripagare. E come ho detto, quest'anno, a motivo anche dell'andamento dei tassi, e qui c'è quel cambiamento di contesto che è stato importante, cioè ci stiamo riportando, io spero, alla normalità per quanto riguarda la struttura dei tassi. Distribuiamo un dividendo doppio a quello dell'anno scorso, che dà una soddisfazione a chi ha creduto nella banca, a chi ha mantenuto le azioni, perché quando si investe nelle azioni e se hai scelto bene devi anche avere il coraggio di mantenere l'investimento se ci credi, e quindi è doveroso dare una soddisfazione a chi ha investito. L'utile è stato quello che sappiamo, un utile record. Noi speriamo che anche quest'anno si possa fare bene. Noi dobbiamo adesso pensare anche all'applicazione di Basilea 3+. Basilea 3+ imporrà regole più stringenti per le banche, e quindi applicando regole più stringenti diventerà più difficile per noi assistere il mondo delle imprese, forse anche quello delle famiglie, ma soprattutto il mondo delle imprese. Le banche del territorio possono essere considerate uno strumento per rafforzare la democrazia. È vero, nell'attuale dibattito in Italia come all'estero sul senso e sulle caratteristiche dell'attività bancaria, fino ad ora si è sempre solo sottolineato il lato dell'efficienza. È vero che l'efficienza è un valore, ma non è il valore supremo, questo che va detto, perché l'efficienza ha senso in funzione di un avanzamento della società sotto il profilo della democrazia e di una maggiore eguaglianza. Cosa ce ne facciamo di avere banche super efficienti se il prezzo che si paga è la restrizione degli spazi di libertà democratica dei cittadini o un allargamento delle diseguaglianze? Perché noi sappiamo che l'aumento delle diseguaglianze a lungo andare determina il declino di un paese ed è anche fra l'altro causa delle guerre. Ecco allora perché ho ritenuto di sottolineare questo aspetto. Quando si analizzano i pro e i contro di diverse forme di banche è sempre bene ricordare che non c'è solo l'efficienza che va considerata,
cosa che invece non avviene. E questa, secondo me, è una lacuna a carico sia degli intellettuali, i quali mai sottolineano questo aspetto nei loro scritti e nei loro interventi, e ovviamente a carico anche di chi opera nel settore bancario. Una delle tematiche principali trattate nel convegno è che una banca di grandi dimensioni non è per forza solida. Le banche popolari, come tutte le banche locali, hanno svolto una funzione essenziale per il territorio. Oggi i grandi paesi sono afflitti da quello che io considero un gigantismo, un'ansia per la crescita delle dimensioni che porta più complicazioni, secondo me, che risultati. Le banche popolari in particolare hanno dovuto affrontare un problema diverso da altre banche locali, perché c'è stata questa legge che ha forzato la trasformazione in SPA, che io non ho condiviso, ma che comunque è legge del paese e quindi va applicata, e i risultati della Popolare di Sondrio dimostrano che quelle che hanno applicato la legge in modo razionale, mantenendo forti i loro legami col territorio, stanno avendo risultati di tutto rispetto come tante altre banche. Si è parlato anche delle BCC come realtà da promuovere, non da salvaguardare. Non è un pezzo di sistema che è sopravvissuto e che rappresenta un modo di fare credito che progressivamente va scomparendo perché, come dire, è fuori mercato. Al contrario, le banche di credito cooperativo svolgono in questo momento un ruolo diverso da quello dei grandi gruppi bancari, ma che il sistema richiede, che il sistema del credito e delle imprese richiede, quello di seguire, anche di educare, come è stato detto più volte durante il convegno, quindi un ruolo pedagogico in qualche misura, le piccole imprese, le microimprese soprattutto, a prendere consapevolezza e confidenza con le nuove regole della trasparenza, dell'accountability, in modo tale che possano accedere al credito nelle condizioni migliori possibili. Pensi alla necessità di rispettare una serie di obiettivi di sostenibilità per le piccole imprese, o meglio, per tutte le imprese, ma le piccole imprese rischiano di essere quelle proporzionalmente più colpite in termini di costi, perché hanno, come dire, gli stessi obblighi mediamente delle grandi imprese. Su una realtà più piccola incidono percentualmente di più in termini di costi. Bene, imparare a gestire questo tipo di nuova dimensione di trasparenza e di sostenibilità, accompagnare queste imprese che costituiscono ancora, con buona pace di tutti, l'ossatura della struttura produttiva del paese, bene, questo è un compito che, se non svolge il credito cooperativo, pochi altri soggetti si candidano dignitosamente a svolgere. Durante l'appuntamento sono intervenuti importanti relatori, tra cui Alberto Quadrio Curzio, professore emerito di economia politica all'Università Cattolica di Milano, che si è soffermato sul ruolo fondamentale che svolge la BEI per tutta l'economia reale europea. Nella mattinata è stato anche omaggiato Donato Minichella, governatore della Banca d'Italia dal 1948 al 1960, e nell'occasione sono stati letti i suoi scritti. Banchiere avveduto e geniale, tecnico della sconfinata competenza, conoscitore di uomini, scettico e scaltro, negoziatore paziente e infaticabile, realizzatore concreto ed efficiente. Così Luigi Einaudi, governatore della Banca d'Italia nel 1945, descrisse la figura di Donato Minichella, designando nel 1946 la direzione generale dell'istituto, che Minichella diresse sino al 1948, quando divenne egli stesso governatore della Banca d'Italia fino al 1960. Ci sono diritti e doveri di banche e imprenditori. Prima di tutto ci sono i doveri. Noi imprenditori o professionisti chiediamo di essere finanziati nella nostra attività, quindi siamo i primi a dover meritarci questo credito, a meritare
che le banche affidino a noi i risparmi che hanno raccolto dai loro risparmiatori. Il nostro dovere quindi è quello della trasparenza, della dedizione al nostro lavoro, della serietà, della capacità di innovare e anche, secondo me importantissimo, di remunerare il credito che ci viene concesso. È stata un'assurdità in questi anni di credito quasi a costo zero, perché è un disincentivo al risparmio, che invece è una cosa molto importante per il Paese. Per le banche non devo essere io a dire quali sono le loro, i loro doveri. Noi ci aspettiamo che, se ce lo meritiamo, ci finanzino e quindi che continuino a fare il lavoro della banca, raccogliere risparmio per affidare le imprese che se lo meritano.